gente del Miserere ad accompagnare il corpo del Cristo morto, seguito dalla madre piangente. Sta tutta in questa immagine e nella potenza della musica la forza evocativa della processione del Venerdì Santo di Chieti, tra le più antiche d'Italia. La sua origine, infatti, risalirebbe all'842 d.C., anno in cui si concluse ufficialmente la ricostruzione della prima cattedrale di San Giustino. L'attuale allestimento, però, risale al XVI secolo, quando nacque l'Arciconfraternita del Sacromonte dei Morti. In migliaia hanno affollato le strade del capoluogo teatino in raccoglimento e preghiera, con il corteo funebre che, come vuole tradizione, si è mosso lungo gli assi ortogonali della città formando una croce. Tanti particolari e preziosi simboli che compongono la processione, oltre alle due statue lignee della Madonna e del Cristo morto risalenti al Settecento, ci sono le lance dei soldati inviati dal Sinedrio e il sacchetto dei 30 denari compenso di Giuda, la colonna dove fu legato Gesù con il gallo del rinnegamento di Pietro e gli strumenti della flagellazione, il sasso, la tunica di Gesù e i dadi che servirono ai soldati per giocarsela, lo scettro di canna e la corona di spine col quale venne sbeffeggiato il Cristo, un catino e una brocca in ricordo del gesto compiuto da Ponzio Pilato, e ancora il volto santo, copia di quello custodito a Manopello. Poi le tenaglie, il martello e i chiodi della crocifissione, la canna con la spugna bagnata di aceto, la lancia di Cassio Longino che ferì pietosamente Gesù al costato per accelerarne la morte. Infine la croce, rude e pesantissima, ai cui piedi è stato posto il serpente del peccato originale e il cranio del primo peccatore, Adamo, cioè i motivi del sacrificio di Cristo.